In queste stanze si nasconde un mistero. Un lungo libro giallo che racconta la storia di 10.000 omicidi con un finale ancora da scrivere. Queste stanze racchiudono storie, storie di passioni forti, di vite appese ad un filo, vicende che rivelano l'intelligenza del male e l'ostinazione del bene. Basta scorrere le pagine di queste migliaia di libri per cogliere ancora le vibrazioni degli autori, quel loro rincorrere un indizio, un volto, un movente. Basta percorrere questi corridoi stretti per cogliere il respiro di un'ombra, l'eco di una parola oscura e di un urlo trattenuto. Perché la paura ha un colore e non è né il rosso del sangue né il nero della notte, ma è il giallo, come la luce del crepuscolo che trattiene l'energia della luce e il presagio della notte. Queste stanze racchiudono un mistero. Tocca a te, e soltanto a te, scoprirlo. La Camera Gialla di Senigallia, nella sede della Fondazione Rossellini per la letteratura popolare, è un tesoro prezioso per studiosi e appassionati che in occasione di 20.000 righe sotto i mari in giallo, dal 23 al 26 agosto 2012, aprirà le sue porte ai visitatori. La Camera Gialla sarà aperta dalle 22.30 a mezzanotte e mezza, esclusivamente su prenotazione, con visite guidate a cura della Fondazione Rossellini. Per prenotazioni, rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Manni 7, telefono 071 66 29 328, relazioni.pubbliche@comune.senigallia.n.it.